Importanti dichiarazioni sugli UFO da parte di militari e personale governativo. Quelle che seguono sono una parte importante delle innumerevoli dichiarazioni sugli UFO da parte di personaggi del mondo militare, governativo e scientifico che hanno ricoperto ruoli significativi, spesso strettamente attinenti agli UFO. Si tratta di dichiarazioni autentiche che non possono essere smentite e sono supportate da evidenze riscontrabili in molti eventi accertati. Il capo dell'FBI, J. Edgar Hoover, scrive questo memo a mano, poco dopo la caduta del disco volante a Roswell nel 1947, in risposta all'ordine governativo di far stare l'FBI fuori dall'affare UFO. Lo vorrei fare, ma prima di obbedire, noi dobbiamo insistere sul pieno accesso ai dischi recuperati. Per esempio, nel caso di là, puntini puntini, l'esercito lo ha sottratto e non ci ha permesso neanche un esame superficiale. Nel 1949, in un documento, l'FBI si afferma: gli UFO sono considerati top secret dagli stati ufficiali dell'intelligence, appartenenti all'esercito e all'aeronautica militare. Luogotenente Walter Haut, ufficiale addetto all'ufficio stampa della Roswell Army Air Base: eravamo effettivamente in possesso di un disco volante, era stato trovato in un ranch a nord di Roswell. L'informazione fu data a me, dal colonnello Blanchard. La copertura fu orchestrata molto bene e velocemente da Washington, attraverso vari canali. Dovevamo dire che era tutto falso, che era solo un pallone meteorologico. Harry S. Truman, presidente USA: posso assicurarvi che i dischi volanti, nella ipotesi che esistono, non sono costruiti da nessuna potenza della Terra. Generale Nathan Twin, capo dell'Air Materiel Command, AMC, Chief of Staff, USA Air Force. Capo del Joint Chiefs of Staff 1947 dichiarava che il fenomeno dei dischi volanti è qualcosa di reale e non visionario o fittizio. Ci sono oggetti che hanno approssimativamente la forma di un disco, alcuni dei quali appaiono piatti nella parte inferiore e presentano una cupola nella parte superiore. Questi oggetti sono grandi come un aereo e hanno una superficie metallica o luminosa. Inoltre, essi mostrano prestazioni e manovrabilità straordinarie senza produrre suoni e fanno azioni evasive quando sono intercettati dagli aerei e dai radar. Aggiunge che le caratteristiche operative riportate da tali oggetti, quali estremi ratei di salita, manovrabilità particolarmente nel rollio ed azioni che possono essere considerate evasive quando avvistati o contattati dai radar e da aerei amici, inducono a ritenere che alcuni di tali oggetti possono essere controllati in modo manuale, automatico o da remoto. Luogotenente George Godman, pilota di caccia F-51, che ingaggiò una battaglia aerea di 30 minuti con un piccolo UFO nel 1948, ha dichiarato: sono convinto che ci fosse qualcosa di pensante dietro le manovre di quella cosa. Dottor H. Marshall Shadwell, assistente capo dell'Office of Scientific Intelligence della CIA, nel dicembre 1952 scrisse: gli avvistamenti di oggetti inspiegabili a grande altitudine che viaggiano ad alte velocità nelle vicinanze di installazioni della difesa USA sono di natura tale che non sono attribuiti a fenomeni naturali o a tipi di aerei conosciuti. Harry G. Barnes, signor, controllore del traffico aereo per la CAA, nel parlare dell'avvistamento di massa avvenuto su Washington nel 1952: per 6 ore ci furono stati almeno 10 UFO che si muovevano su Washington. Essi non erano aerei ordinari. Luogotenente D.A. Swimley dell'USAF nel 1953 avvistò con il suo aereo ben 8 UFO, i quali furono confermati dal radar e da numerose testimonianze che includono piloti commerciali e ufficiali di polizia. Dichiarò sulla faccenda che in seguito a tentativi di ridicolizzare la storia: e non ditemi che erano riflessi, io so che erano oggetti solidi. Air Chief Marshal Lord Hugh Downing, ufficiale comandante della Royal Air Force, durante la guerra mondiale nel 1954 dichiarò: certamente gli UFO sono reali e sono di origine interplanetaria. Le prove accumulate sull'esistenza degli UFO sono moltissime e io accetto la realtà della loro esistenza. Più di 10.000 avvistamenti UFO sono stati riportati, la maggioranza dei quali non possono essere risolti utilizzando qualsiasi spiegazione scientifica, come
come utilizzando il fatto che sono allucinazioni, riflessi, meteore, ruote che cadono dagli aerei e simili. Questi UFO sono stati tracciati dagli schermi dei radar e le velocità osservate erano maggiori a 14.481 km/h. Sono convinto che questi oggetti esistano e che non sono fabbricati da nazioni della Terra. Io non vedo altra alternativa che l'accettare il fatto che siano di origine extraterrestre. Principe Filippo, duca di Edimburgo, nel 1954 dichiarò: «Ci sono molte ragioni per credere che gli UFO esistano. Ci sono molte evidenze provenienti da testimoni attendibili». Allen Dulles, capo della CIA, 1955 dichiarò: «Esiste la massima segretezza riguardo il tema degli UFO». Generale Benjamin Kidlove, del comando della difesa aerea USA, Air Defense Command, ha dichiarato: «Noi abbiamo una gran quantità di rapporti sui dischi volanti. Li prendiamo in seria considerazione dal momento che abbiamo perso molti uomini e aerei nel tentativo di intercettarli». Il 16-1-1957 l'ammiraglio Fechtney, capo collaudo missili della Marina americana, ha dichiarato: «Secondo le informazioni degne di fede, nella nostra atmosfera giungono oggetti ad altissima velocità controllati da intelligente cosciente. Nessun mezzo negli Stati Uniti né nell'Unione Sovietica è attualmente in grado di raggiungere le velocità attribuite a questi oggetti dagli apparecchi radar e degli osservatori. Secondo i rapporti di scienziati e tecnici, questi oggetti volano in formazione e compiono manovre che sembrano indicare che essi non siano completamente controllati da equipaggiamento automatico. Questi oggetti sono incontestabilmente il risultato di lunghe ricerche e di un insieme di cognizioni tecnologiche eccezionali». Generale Brigadiere João Adil Oliveira, capo dell'Air Force General Staff Informacy, guidò la prima inchiesta militare ufficiale brasiliana sugli UFO e nel 1957 dichiarò: «È impossibile negare ancora l'esistenza di dischi volanti ai giorni nostri. I dischi volanti non sono illusioni, sono fatti confermati da prove materiali. Ci sono migliaia di documenti, foto e rapporti di avvistamenti che dimostrano la loro esistenza». Nel 1954 aveva dichiarato: «Il problema dei dischi volanti ha polarizzato l'attenzione dell'intero mondo. Ma è serio e merita di essere trattato seriamente. Quasi tutti i governi delle grandi potenze si sono interessati a questo problema, trattandolo in modo serio e riservato a causa del suo interesse militare».